Ragazzi, buonasera e bentornati. Aspetta che però mettiamo un po' di rossetto. No? Beh sì, sta lente. Io mi sono fatto un piccolo promemoria. Ora dopo lo andremo a vedere anche a video, perché volevo sottolineare il fatto che su YouTube il discorso iscritti è sì fondamentale e sì importante, ma non basilare. Perché, mo vi spiego, tutti quanti noi, io non per ultimo, abbiamo lavorato per far sì che il nostro canale prima o poi venga monetizzato, perché abbiamo avuto un impegno un tantino superiore rispetto a tanti altri canali, e parlo di impegno non solo in fatto di tempo, impegno mentale, impegno di tempo, impegno fisico, impegno economico, perché comunque sul canale io parlo per me, poi gli altri sicuramente anche di più, e molto di più, hanno impegnato a livello economico le loro risorse per poter crescere con il canale, no? Fotocamere, faretti, quello, quell'altro. Ma nel caso stasera, che sto con una lucetta, che è una lampadina piccolina, non è che sia chissà che cosa, ma sembra che sono un pochettino scuro. Scusate un attimo. Diciamo così che è meglio. Però gli iscritti servono per arrivare alla monetizzazione, nel senso che bisogna avere un minimo di 1000 iscritti, ma attenzione, anche 4000 ore di visualizzazione nell'arco degli ultimi 12 mesi. E non è semplice, se non si lavora sul canale in maniera costante, raggiungere 4000 ore non è semplicissimo, semplicissimo. Ma tutti questi iscritti, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, è vero che portano poi tutto quest'utile, e non averli è vero che non porta utile, ma assolutamente no. E sto qui per comprovare proprio questo. Prendiamo due canali, uno da 1000 iscritti e uno da 10.000. Voi direte, quello da 10.000 come minimo fa 10.000 visualizzazioni, perché i suoi iscritti almeno aprono il video una volta, almeno uno dei video. Assolutamente no, non è così. Il canale con 10.000 iscritti può fare 1000 visual, e il canale con 1000 iscritti farne 10.000, perché il traffico di visualizzazione non è detto che venga dagli iscritti, non sta scritto da nessuna parte che venga dagli iscritti. Andiamo a vedere qualche dato, vediamo se io riesco a farvelo leggere un attimino, perché qui non vorrei andare in sovraesposizione. Allora, io qui ho fatto un resoconto in verticale qui degli ultimi 28 giorni, e questo invece ho reso conto degli ultimi 365 giorni. Vado a leggere qualche dato, non vi faccio lo screen del monitor, perché in questo momento ho disattivato il programma, come si chiama, OBC, OBS, scusami, OBC, ragazzi, è la stanchezza. Comunque, andiamo a leggere i dati. Negli ultimi 28 giorni il mio canale, che è piccolino perché il mio canale è così, quindi in un canale piccolo così, poco più di 1000 iscritti, quanti sono? 1003, una cosa del genere. Vediamo cosa ha fatto negli ultimi 28 giorni e poi tiriamo le somme. Allora, è stato guardato, i miei video negli ultimi 28 giorni sono stati guardati per circa 98.000 minuti, esattamente 97.764 minuti, per un totale di 27.597 visual. Quindi tiriamo conto, parlo 98.000 minuti e 28.000 visualizzazioni negli ultimi 28 giorni. Ho avuto 894 mi piace e 39 non mi piace. Quindi abbiamo una media dei dislike di
dello 0,3% del 3%, scusate, rispetto ai mi piace, cioè su 100 mi piace 97 sono mi piace e 3 sono non mi piace, quindi diciamo che il 3% di dislike ci sta, sono un fortunato. Di 98.000, vi ricordo, di 98.000 minuti, 28.000, quindi poco meno di un terzo, sono stati fatti dagli iscritti e 70.000 quasi da non iscritti. Quindi io ho il triplo delle visualizzazioni totali fatte da non iscritti al canale. Quindi in questo momento, se il mio canale avesse guadagnato anche 10 euro, 8 euro sono venuti da non iscritti e non dagli iscritti. Gli iscritti sono un terzo, no, un quarto rispetto al normale. E 7.025 visualizzazioni, scusate, parlavo di minuti, no, di visualizzazioni. 7.000 visualizzazioni dagli iscritti, 7.000, e quasi 21.000 da non iscritti, quindi proprio preciso un terzo delle visualizzazioni, il triplo è quello dei non iscritti. Nell'ultimo anno le cose ovviamente si gonfiano, sono circa 370.000 minuti, non mi chiedete quanto sono in ora, perché non lo so, saranno 6.000, più di 6.000 ore, penso, non lo so. Comunque 370.000 minuti circa e circa 120.000 visualizzazioni. 120.000 visualizzazioni nell'ultimo anno, di cui 26.000 iscritti e 94.000 circa non iscritti. Siamo qui al quadruplo. Cioè i non iscritti hanno fatto il quadruplo delle visualizzazioni degli iscritti. I minuti sono circa 95.000 per gli iscritti, circa 275.000 minuti per i non iscritti. Quasi 4.000 like e circa 400, in realtà sono esattamente 3.903, andiamo ai conti precisi, 3.903 like, 371 dislike, quindi siamo sempre nell'ordine del 10% totale nell'ultimo anno, il 10%, ci sta. Andiamo a vedere il diaframma meglio. Allora abbiamo il 13,3%, una ricerca su YouTube. Il 9,9%, che è quello rosso, le pagine del canale, 8,6% le esterne, altri non mi dà la percentuale, vabbè, ma vediamo, il 36,2% i video consigliati e il 27,4% le funzioni di navigazione. Perché tutto questo? Perché vi sto dicendo tutto questo? Fissarsi sull'iscritto, sul non iscritto, prendo iscritti, perdo iscritti, non porta quell'utile direttamente proporzionale a quello che si pensa. Non è crescere di 1.000 iscritti non fa aumentare 1.000 visual. Anzi, potrebbe pure benissimo essere il contrario. Perdi 1.000 iscritti e aumenti 100.000 visual. Tutte a trovare la chiave giusta nel tuo canale e avere una, un minimo di identità nel canale, no? Ogni canale ha un minimo di identità in cui poi qualcuno si rispecchia e quindi prende quella sorta di fidelizzazione, di simpatia, di voler capire, vedere chissà che sta facendo oggi quello scemo di Daniele, e vanno a vedere su YouTube. Ma potrebbero benissimo essere non iscritti, quindi è capace che voi magari avete un profilo molto studiato, molto seguito, molto spiato, non lo so, su Facebook, su dei vostri gruppi, su delle pagine Facebook o quant'altro, e avete un canale da 2.000 iscritti, però magari il vostro profilo Facebook è talmente spiato, che sia di nascosto, che sia
sotterfugio, che sì, perché magari non lasciano mai un like, non lasciano un commento, non lasciano niente, però lasciano le visual. Perché comunque magari mettete un link voi sul vostro Facebook, avete talmente tanti estimatori di nascosto che magari quel video nessun iscritto lo vede, magari ci avete 10.000 visualizzazioni arrivate da Facebook. Porta comunque un utile nel vostro canale. E ovviamente l'intento di tutti è avere più iscritti possibile, più visual possibile, contenuti sempre più belli, in maniera di essere condivisi. Come dice Claudio il Texano, martellate tutti i giorni con un video, prima o poi arriverete alla fortuna di avere un video che va nel virale, diventa virale, e lì può essere che esplode il canale. È un punto di vista assolutamente valido come idea, però è anche non fattibile se uno ha dei contenuti particolari. Io per esempio che amo fare vlog, travel vlog, unboxing tech, qualche cosa non potrei fare un video al giorno. Li sto facendo molti video perché sono dei video messaggi, sono dei video non ricercati, sono dei video non studiati e quindi occupano poco spazio. Stai là, stai 5-10 minuti a parlare con voi amici, faccio, metto davanti al telefonino, lo faccio, però non è un video studiato e creato, composto, dove richiede 2-3 giorni di riprese e 2-3 giorni per sistemarlo pure al computer, fare la grading, lo color grading e quant'altro. È impossibile per un videomaker, tra virgolette videomaker, diciamo uno youtuber videomaker, creare un video bellino in 10 minuti, è impossibile, quindi non si può martellare. Però non vi fate tante pippe mentali, è bene avere sempre la monetizzazione attiva, quindi è bene, per me è bene, perché ragazzi un euro all'anno, tra averlo e non averlo sono 2 euro, quindi voglio dire, se pure YouTube vi dà un euro l'anno, ma perché no? Ma non è che i soldi non credo che facciano schifo a nessuno, quindi è bene avere la monetizzazione attivata, che tra l'altro non fate neanche voi, è YouTube che lo fa in automatico. Appena arrivate ai 1000 iscritti, YouTube in automatico vi manda in revisione il canale e in più o meno rapido risposta. A me mi ha risposto in una settimana, mi hanno dato tutto l'oro. Io mi sono ritrovato il canale monetizzato e pensavo di andare a richiederla e mi sono andato sulla sezione monetizzazione, era già in revisione, io neanche lo sapevo che fosse automatico, pensavo fosse una cosa da richiedere. È bene avere la monetizzazione attivata, è bene avere molti iscritti, però ragazzi non ve ne fate mille pippe mentali. Ci sono modi di avere tante visual anche da non iscritti, poi voglio dire, su YouTube Italia, è in Italia, l'italiano è malato di voyeurismo, il voyeur che fa? È quel cittadino che brama, gli piace vedere cosa succede nelle case degli altri, nelle vite degli altri, ma penso che sia nella natura di ogni uomo. Ragazzi, se succede un incidente per strada e per terra, diciamo corna, rimane qualcuno, che sia vivo o che sia morto, in 30 secondi si è fatta la folla. Perché l'uomo è così, vuole vedere che sia una cosa bella o che sia una cosa brutta, alla spinta interna di dire io voglio andare a vedere che è successo, voglio apprendere questa notizia, poi che la tengo per me o che la divulgo non mi interessa, io devo vedere cosa è successo. Se è una disgrazia ancora di più, perché non lo so, è una questione di natura umana, non lo so, e quindi è sempre siamo rimasti, sicuramente siamo l'unico paese al mondo che siamo rimasti, che abbiamo ancora aperte e attive le edizioni di Grande Fratello. Questo perché? Perché l'italiano è fondamentalmente il più grande impiccione del mondo. E allora che succede? Succede che su YouTube cos'è che funziona? Funziona se tu stimoli quel senso di voyeurismo delle persone, no? Come lo stimoliamo? Provateci a pensare.
dissing, litigate, video denuncia tra virgolette, insomma, dove si può andare a creare a situazione. Quello si litiga con quello, ma con chi ce l'ha? Ma quello ce l'ha con quell'altro. Ma sentito che ha detto Tizio? Ma allora Daniele ha parlato male dei Frezzolini, o Frezzolini ha parlato male di Daniele? Madonna, ma capito che è successo? Allora, tutto questo crea il popolo della chiacchiera, no? Il popolo della chiacchiera porta visual, che siano iscritti o non iscritti, porta visual. YouTube non è altro che una televisione in cui sei tutta tu. Tu sei il produttore, il regista, l'attore, lo sponsor, sei tutto tu. Fai tutto tu, decidi tu, però è una televisione. Quindi vi dicevo, ragazzi, gli iscritti fondamentali, importantissimi, più ce ne sono meglio è. Io ne vorrei 12 milioni di miliardi, come vorrei 12 milioni di miliardi di visualizzazioni al giorno, perché i soldi non fanno schifo a nessuno, tra l'altro nessuno ruba niente a nessuno, sono delle pubblicità che vengono messe sui video, la ditta paga YouTube, YouTube paga lo YouTuber, è la cosa più sana del mondo. Più sana del mondo, secondo me, è la cosa veramente più pulita e sana del mondo. Quindi non insozziamo YouTube Italia, che già è barcolla, non molla ma barcolla. Non vi fate troppe pippe mentali. Il mio consiglio è di avere una vostra identità, che dopo, sai, non è che uno deve andare sui binari dritto come un treno, no? Uno può pure andare a destra e a sinistra a fare qualche curvetta. Fondamentalmente parlando, nella maggiore nella percentuale più ampia si segue una strada, no? Io faccio uso il camper e il drone per fare dei travel vlog. Ovviamente ho bisogno del camper, del drone, della videocamera e di un viaggio, che sia breve o lungo che sia, ho bisogno di un viaggio. Poi magari sto 3 mesi fermo perché d'inverno non mi muovo, ok, ma è una pausa dovuta, non scelta, perché poi ognuno di noi, non è che facciamo gli youtuber di professione, ognuno di noi ha il suo lavoro, io fortunatamente ho il mio. Chi non ne ha e quindi punta tutto su YouTube, ragazzi, non bisogna additarlo, bisognerebbe aiutarlo, perché una persona che punta tutto su YouTube e magari non è neanche un ragazzino di 18 anni, evidentemente nella vita ha incontrato delle difficoltà e non c'è bisogno che gliene carichiamo altre noi gratuitamente. Un like, un mi piace, una condivisione, un'iscrizione, sono dei semplici click su un mouse, ragazzi, non costano nulla. Io non capisco perché l'italiano sia così restio a farlo, l'italiano maschio, perché l'italiana femmina no, le femmine appena vedono una donna sono tutte iscritte da tutte, l'uomo no, non lo so perché, non lo so, c'è di base nell'italiano, c'è una rabbia, un astio nei confronti del prossimo che vi giuro io non riesco ancora a capire, a 47 anni mi rifiuto di capirlo, perché per me un click non mi costa niente, ma a meno che non ho avuto qualche disguido, qualche diverbio personale, a me è successo di avere dei diverbi con delle persone, mi sono disiscritto a quel canale perché non ritenevo opportuno dare una mano a qualcuno con cui ho avuto una discussione. Se siamo incompatibili di carattere, non ti vengo contro, però non ti vengo nemmeno a favore. Quindi non vi fissate con gli iscritti e con le visual degli iscritti, perché potrebbero venire i vostri guadagni, potrebbero venire da tutt'altra parte. Quindi non. Poi c'è un discorso ancora più ampio per chi vuole lavorare con YouTube, ma lì si parla di canali grossi, canali di svariate migliaia di iscrizioni, 20, 30, 50 mila, 60 mila iscritti. Altrimenti non parliamo solo di aria fritta. Ragazzi, questo video è nato così, è nato osservando un po' di live stasera, è mezzanotte meno 10, ora lo monto al volo e lo carico, ma
Non so neanche come chiuderlo, era proprio, non lo so, vi lascio con una buona notte, vi lascio con una buona visione del video e vi invito anch'io, come fanno tutti, qualora non l'aveste fatto, visto che state guardando questo video e non sei iscritto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un bel pollice in su, come facevano gli antichi romani. Sì, li abbiamo inventati noi antichi romani, like e dislike con Giulio Cesare, che mica aspettavamo YouTube noi, sono 3000 anni che usiamo sto pollice. E ci vediamo alla prossima. Ciao!